Ben ritrovati amici ascoltatori e bentornati alla Framma Radio Web, la web radio del territorio di Monterotondo e dintorni. Io sono Dim e ho qui con me Davide. Ciao Dim e ciao a voi tutti. Bene Davide, questa è la prima puntata del podcast Voci Dietro le Quinte. Yes. Il podcast dedicato alle voci che si prestano al doppiaggio, a questa straordinaria branca di artisti che sono i doppiatori e ad alcune chicche e aneddoti sul doppiaggio. Esatto. Io voglio cominciare col dirvi che sono molto contento di potervi parlare di qualcosa che mi sta tanto a cuore, che è il doppiaggio. Il doppiaggio che cos'è, Dimitri? Che cos'è? Dimmelo tu. Il doppiaggio è un ramo della recitazione. Il doppiatore è innanzitutto e soprattutto un attore. Infatti i doppiatori, di cui vi parleremo in questo ciclo di 5 puntate, oltre a farsi una carriera nel doppiaggio significativa, veramente straordinaria, si sono anche fatti una carriera parallelamente nel campo del cinema e del teatro, non di minor conto, si può dire così? No, sì, va bene. Esatto. E per questa puntata abbiamo deciso di parlarvi non di uno, ma di ben due doppiatori. Due al sono? Prezzo di chi uno. Chi ci porti? E parleremo di Glauco Onorato e Pino Locchi. Bene, due Davide. Pietre miliari nel mondo del doppiaggio. Che ci sai dire di loro due? Allora, intanto, Glauco Onorato, nato nel 1936, e Locchi nel 1925, rispettivamente, oltre al ruolo di doppiatori nel medesimo ambiente, ricoprirono anche il ruolo di direttori di doppiaggio e attori, occasionalmente. Diciamo che hanno avuto due carriere nel campo del doppiaggio distinte, però comunque hanno avuto modo di lavorare molto insieme, in quanto erano le voci del duo comico più amato dal pubblico italiano all'epoca. E stiamo parlando di Carlo Pedersoli e Mario Girotti, più conosciuti come Bud Spencer e Terence Hill. Ah, perfetto, loro due. Senti, allora io direi di iniziare analizzando meglio le carriere di ciascuno dei due. Esatto. Da chi cominci? Io partirei da Glauco Onorato. Perfetto. Dai. Allora, Glauco Onorato, oltre a Bud Spencer, come già detto, ne ha doppiati tantissimi. Per ognuno dei due citeremo alcuni attori a cui hanno prestato la voce e alcuni film li nomineremo, però solo alcuni, ragazzi, perché sarebbe da fare una lista lunghissima. Su Glauco Onorato si può dire che ha doppiato, per esempio, Arnold Schwarzenegger in, per esempio, nel primo Terminator del 1984, ve lo ricordate, no? Era lui che lo doppiava nel primo film. Poi ha avuto un'altra voce nei film successivi, è passato a un altro doppiatore, ma nel primo film l'ha doppiato lui. Ma anche, per esempio, in Predator, il primo, del 1987. E anche altri attori hanno avuto la sua voce, come Charles Bronson, James Coburn, Oliver Reed nel film Il Gladiatore e anche alcuni cartoni Disney. Non so se vi ricordate, per esempio, Aladdin del 1992. Certo. Era lui la voce della Caverna delle Meraviglie. E poi ebbe anche una carriera cinematografica e televisiva. Non Beh, di... direi comunque di spessore. Certo, di spessore anche la sua carriera di attore. Infatti ha lavorato con registi quali Mario Bava, Vittorio De Sica, Dario Argento, Edoardo De Filippo, registrando per la Rai alcune delle sue commedie. E poi è importante dire che, sempre doppiando Schwarzenegger nel film True Lies, è stato premiato con il premio Legio d'Oro nel 1995. Quindi, insomma, un personaggio corposo, una carriera corposa. Sì. Il suo timbro di voce profondo, corposa, la sua voce corposa, lo ha reso una delle voci più apprezzate della sua generazione e uno dei più importanti esponenti del doppiaggio italiano. Se avete una parrucca, io me la toglierei in questo momento. Una o un parrucca. Cappello, se ce l'avete. Bene, Davide, io direi che è arrivato il momento di raccontare la carriera di del doppiatore di Terence Hill, Pino Locchi, suo grande collega e amico. Sì. Perché c'è molto da dire di più che solo aver doppiato Terence Hill. Che ci sai dire? E anche lui è stato uno dei più importanti del XX secolo insieme al suo collega. E oltre a Terence Hill ne ha doppiati tantissimi, anche lui. Molti personaggi quali il primo James Bond interpretato da Sean Connery, ve lo ricordate? La frase sì. Celeberrima, il mio nome è Bond, James Bond, è stato lui il primo a dirla. Mannaggia. E anche un altro James Bond quale Roger Moore. Anche lui aveva la sua voce. Ma anche altri personaggi quali Kabir Bedi nel ruolo di Sandokan o il Corsaro Nero. E Richard Crenna nel ruolo del colonnello Trautman in Rambo. E anche lui ha doppiato un po' di cartoni Disney, per esempio, non so, Baloo nel Libro della Giungla. Chi non lo ricorda quel cartone? Bellissimo.
anche Re Tritone nella Sirenetta, Caio nella Spada nella Roccia, Little John in Robin Hood, insomma, veramente di tutto, uno straordinario anche lui, personaggio. Una carriera molto importante. Sì, importante, dai. Però okay. Adesso è il momento di citare la loro amicizia, importante. Sì, esatto, dirlo. Facciamo un accenno all'amicizia che c'era tra loro due. Esatto. Sì, come avevamo detto prima, essendo rispettivamente le voci di Terence Hill e Bud Spencer, il duo comico più amato dell'epoca, hanno avuto modo di lavorare tanto insieme. Questo perché una volta, non è come oggi, una volta si doppiava insieme, oggi si doppia da soli, si è da soli al leggio. È importante citare alcune pellicole della coppia, quali Lo chiamavano Trinità, Continuarono a chiamarlo Trinità, oppure Altrimenti ci arrabbiamo. Pari o dispari. Sì, sì, sì. I due superpiedi quasi piatti. Sono i film più amati dai loro fan. Insomma, due grandi doppiatori e due amici che tali restarono fino alla fine. Perché sì, purtroppo Pino Locchi ci ha lasciati a soli 69 anni, non proprio primo pelo, però comunque giovane, nel 1994. E anche Glauco Onorato se n'è andato un po' di anni dopo, nel 2009, aveva 73 anni. Lasciando un vuoto incolmabile in questo campo artistico e lavorativo. Comunque, ecco, Bud Spencer e Terence Hill, gli attori, continuarono a girare altri film. Sì, anche se le due carriere, insomma, le loro carriere si sono separate. Si poi, separarono eh? Un pochino. Sì. Ecco, però, continuarono comunque a girare altri film, ma con altre voci, non sì. quelle stesse che c'erano prima, come Onorato e Locchi. Secondo te, quindi, come reagì il pubblico all'improvviso cambio di voce, ad esempio, di Terence Hill? Perché, ecco, io ero abituato a sentirlo con la voce di Loki e dissi, no, perché hanno cambiato così. Di Terence Hill, Bud Spencer è stato, poi, credo che dal 2009 abbia usato sempre la sua voce. Lui era italiano, Sì, sì, tutte e due. Terence Hill, sì. Io, guarda, ho visto soltanto un film in cui Terence Hill aveva una voce diversa. Non mi ricordo nemmeno che qual era questo film, non me lo ricordo. Comunque aveva la voce di Michele Gambino, la storica voce di Harrison Ford, tra l'altro. E sì, mi ha fatto un effetto strano, perché come? Pino Locchi l'abbiamo lasciato a casa, aveva il raffreddore, com'è possibile? E questo sai perché il pubblico viene abituato dai doppiatori al cosiddetto sodalizio voce-volto. Chicca che vi spiegheremo tra poco. Sì, perché prima, ecco, io farei sentire agli ascoltatori a casa una clip tratta da un film famosissimo. Sì. Non mi dire quale, vediamo se loro la indovinano. Ma andiamo? Dai! Senti, per sistemare il maggiore, io ho pensato... Tu non devi pensare, sono io quello che penso. È proprio quello che stavo pensando. Oh, l'avranno indovinato secondo te? Non lo so, secondo me sì, poi non lo so. Lo chiamavano Trinità, era questo che il film. Che film e che voci soprattutto. Ma poi quanto facevano ridere quei due, le loro scazzottate, tutti quei... Esatto, esatto. Poi un grande applauso va agli stuntman. Cioè farti prendere a calci nel sedere per 24 ore è qualcosa che dopo un po' smatti. Comunque, che cos'è il sodalizio voce-volto? Ha voluto tenere un po' di suspense. Allora, che cos'è? È il cosiddetto sodalizio che vi è tra un doppiatore e il suo attore di punta, quello che ha doppiato più frequentemente nella sua carriera. E questo tende ad abituare il pubblico a sentire al cinema quell'attore con quella voce, no? Non avviene immediatamente che un doppiatore ottenga il suo attore fisso, è un processo graduale, un po' lento, molto comunque. Graduale, lento, per nulla scontato. Però poi alla fine l'obiettivo finale qual è? È quello di far credere al pubblico che l'attore non sia doppiato, ma che abbia la sua voce. Ovvero che l'attore originale parli proprio in italiano. Sì, molti fan non gli era passato per l'anticamera del cervello che in realtà Carlo Pedersoli fosse italiano e che avesse una voce sua. Pensavano che quella voce, che era di Onorato, in realtà fosse la sua, fosse quella sua proprio, di Bud Spencer. Sì. E quindi è qualcosa di straordinario il doppiaggio per questo motivo, perché vuole restare nell'ombra e lasciare che il merito se lo prendano gli attori doppiati. E invece sono i doppiatori quelli che fanno il grosso. Va bene, Davide, senti, noi dobbiamo salutarci e salutiamo anche gli ascoltatori, perché la puntata termina qui. Noi comunque vi invitiamo a seguirci su Instagram, di ascoltare tutti i podcast
su Spotify, YouTube e o sentirli anche sul nostro, sulla nostra piattaforma, sul nostro sito www.frammaradioweb.com, dove troverete tutti gli altri podcast. Bene, esatto. Allora noi vi salutiamo. Bye!